Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi altro video dedicato al Natale. Sapete che è un periodo dell'anno che mi piace, mi entusiasma e quindi ci sono un po' di video sul mio canale. Questa volta vorrei parlare dei presepi, i presepi più belli, più suggestivi e più grandi. Sono quasi tutti in Italia, fatta eccezione per un presepe che si trova in Messico, ma ci arriviamo, andiamo con ordine. Il primo del quale voglio parlarvi è vicino alla mia città ed è il presepe di Pentema. Io su questo non mi ci soffermo troppo, semplicemente perché ho fatto un vlog, quindi c'è già un video sul mio canale che vi fa proprio vedere tutto il presepe, ve lo lascio nelle schede e vi consiglio di andare a vederlo perché è un presepe veramente particolare. Pentema è un paesino sulle alture della Liguria ed è particolare perché ogni anno a Natale all'interno del paese fanno il presepe, quindi voi andate in giro per il paese, ci sono proprio le statuine a grandezza naturale, quindi alte quanto voi, che rappresentano le scene della vita quotidiana dei primi anni del Novecento, quindi viene riprodotta proprio la scena scolastica, ad esempio c'è la scuola con i banchi, i bambini seduti ai banchi, la maestra, poi ci sono i vecchi mestieri, chi aggiustava le pentole, il calzolaio, chi intagliava il legno, chi faceva i cestini con la paglia, quindi sono proprio rappresentate tutte le scene tipiche della vita quotidiana e gli antichi mestieri. Ed è particolare perché il presepe è fatto all'interno delle case del paese, quindi mentre andate in giro nelle varie case c'è una scena del presepe e poi ovviamente c'è la scena della Natività. Ed è un presepe veramente bellissimo e particolare. Se siete liguri, io vi consiglio caldamente di andare a vederlo. E se invece non siete liguri, siete troppo lontani, vi consiglio caldamente di andare a vedere il mio video perché vi farò un po' immergere in questa atmosfera particolare. Rimaniamo nella mia regione, in particolare nella mia città, perché il secondo presepe del quale vi parlo è quello del Santuario della Madonnetta, che è un santuario sulle alture di Genova. Questo è un presepe particolare, innanzitutto perché è permanente, quindi lo potete vedere tutto l'anno all'interno di questo santuario. Potete vedere questo presepe che è abbastanza grande e ogni scena rappresenta la vita genovese del Settecento. Le statuine sono molto antiche, sono molto particolari, anche le scene sono ben riprodotte. Le statuine sono abbastanza alte, direi che sono più o meno grandi così, quindi direi che insomma non sono statuine piccoline. Ed è veramente molto molto ben fatto, secondo me. Quindi anche questo, se siete di Genova, io vi consiglio di andare a vederlo. Vi lascio ovviamente in info box tutti i riferimenti dei presepi dei quali vi parlo, quindi il nome, la località, se trovo l'indirizzo, anche l'indirizzo, così se vi interessa qualcosa ci arrivate un pochino più agevolmente. Poi un altro presepe molto molto particolare è quello di Rimini ed è il presepe di Sabbia, che è fatto dai soci dell'Accademia della Sabbia ed è un presepe veramente molto artistico. È nato per la prima volta nel 2004, poi hanno cominciato a farlo tutti gli anni, ha avuto successo ed è una cosa veramente particolare, perché comunque un presepe di sabbia, secondo me, è davvero una cosa originale. E ovviamente, oltre al presepe, fanno delle feste, delle iniziative a tema natalizio, quindi anche questo sicuramente è da andare a vedere. Un altro presepe suggestivo è sicuramente il presepe meccanico di Torino. Qua è un presepe molto grosso perché ha oltre 200 statuine, sono abbastanza grandi perché arrivano fino a 90 centimetri ed è un presepe che in parte è anche meccanico. Dico in parte perché alcune scene sono animate e altre no, però è particolare perché le statuine sono fatte a mano, sono in legno. E il paesaggio circostante è animato da giochi d'acqua, fontane, laghi, fiumi che si muovono, il paesaggio che cambia, quindi insomma anche questo è un po' particolare. Esiste dal 1927 e lo potrete trovare all'interno della chiesa della Santissima Annunziata di Torino. Adesso torniamo nella mia regione perché vi porto a vedere il presepe luminoso di Manarola. Questo è veramente particolare, unico nel suo genere. Manarola è una località delle Cinque Terre e sulla collina delle Tre Croci, che è una collina
collina terrazzata con dei vigneti, viene rappresentato praticamente tutti gli anni questo presepe luminoso con delle statuine a grandezza naturale. Sono tantissime statuine perché comunque la superficie sulla quale si estende è molto vasta. Sono 4.000 metri quadrati con più di 300 personaggi, quindi è uno dei presepi veramente più grandi. I personaggi sono fatti con materiale di recupero ed è illuminato da oltre 15.000 lampadine, quindi è veramente particolare, soprattutto il momento in cui viene acceso è davvero particolare. Si può vedere anche in lontananza, ovviamente, perché è molto grande, ma se voi andate a Manarola, nella piazza antistante la chiesa di San Lorenzo, sicuramente ne avrete una visuale assolutamente suggestiva e bellissima. Quindi io anche questo ve lo consiglio. Adesso ci spostiamo a sud perché andiamo a Matera e tra i sassi di Matera potrete vedere il presepe vivente. Questo è un presepe particolare, intanto perché è un presepe vivente, quindi è sempre molto suggestivo perché le scene della vita quotidiana dell'epoca sicuramente vengono rappresentate in maniera più forte, c'è sicuramente anche più empatia a vedere un presepe vivente. Comunque le scene vengono rappresentate all'interno delle case dei sassi di Matera, che è veramente una cosa suggestiva e particolare, e inoltre ci sono anche delle manifestazioni, c'è un clima di festa, quindi comunque anche questo è veramente bellissimo. È molto grande perché si estende per 3 km e ci sono oltre 450 persone che raffigurano appunto le scene del presepe, quindi è sicuramente una cosa da non perdere. E mi sono tenuta per ultimo il presepe più grande del mondo. Questa volta dobbiamo andare fino a Città del Messico perché è lì che si trova il presepe più grande del mondo. All'interno dello stadio di Azteca si trova il presepe più grande del mondo perché ci sono oltre 1500 statuine, tutte fatte a mano da artigiani. Queste statuine si muovono addirittura al passaggio delle persone, quindi se voi andate a vederlo, passate vicino a queste statuine che sono comunque abbastanza grandi e le statuine si muovono. Questo è considerato il presepe più grande del mondo perché si estende comunque per tutto lo stadio, ci sono tantissimi personaggi e pensate che è costato oltre 2 milioni di dollari. Sicuramente se andate a Città del Messico nel periodo natalizio è un presepe da vedere senza dubbio. Questa è stata una carrellata dei presepi più belli, più suggestivi, più grandi. Fatemi sapere nei commenti se ci sono degli altri presepi che considerate molto belli, molto suggestivi. Magari un presepe particolare che c'è nella vostra città, che vi piace, che vi affascina. Io sono sempre curiosa di sapere queste cose, quindi fatemelo sapere nei commenti. E se c'è qualcuno di Genova che sta guardando il video, fatemi sapere nei commenti qual è il presepe della nostra città che preferite, che magari tutti gli anni volete andare a vedere. Io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.